Si sa, la canicola è nemica dell'ispirazione. E così questi pittori, naturalmente americani, abbandonate le loro romantiche ma torride soffitte, muniti di respiratori e pinne, hanno deciso di trasferire tele e cavalletti nelle glauche profondità marine. La mite e silente fauna abissale si presta gratuitamente a far da modella. Critica benigna una razza dal volo ovattato e metafisico. Sembra che la tecnica adottata dai pittori subacquei sia l'acquerello.